Lui spazia molto. Leo! Si va di notte per una questione prevalentemente di competizione, per non farsi vedere dagli altri, per non far scoprire agli altri i posti più, più proficui, dove è più possibile trovare, dove la possibilità è più ampia di trovare i tartufi. Sì. Sì. Seduto. Bisogna fare molto molto piano, perché il tartufo non si sa fin quando non si è elevato completamente. Seduto Leo? No. Bello. Hai seduto. Tieni. Bravo Leo. Bravo. Ci sono i giovani che decidono di fare la cena tra amici col tartufo, allora devono decidere con quanto possono spendere, quanto tartufo possono avere, per cui è anche piacevole che si dà una mano in quel senso lì. Ma il tartufo credo che sia qualcosa di magico, qualcosa di... innanzitutto già come nasce, già come viene cercato di notte, quindi è una cosa un po' che evoca un mondo parallelo, cioè un mondo che non si vede di giorno. E quindi è una magia che si trasforma poi nel piatto. Molto forti, molto molto strutturati da abbinare a un piatto importante e a un vino importante. Non solo è raro, è del tutto unico.
è unico perché ogni tartufo è diverso da tutti gli altri. Dentro ci sono 120, 140 molecole che danno profumi diversi. Noi sentiamo il mix di tutte queste ed è un mix che cambia in continuazione da un tartufo all'altro. Facciamo un applauso. Io immagino che siete tutti lì giustamente con le macchine fotografiche perché una cosa del genere non è che si veda proprio tutti i giorni. Però, wow. Intanto ci spiegherà quali sono le proprietà di questo tartufo. Voi lo state vedendo il tartufo? 85 an hour. 90, che offre 90? 85 an hour, who say 90? 90. 90. Pietro, sei d'accordo? Okay. Allora facciamo chiudiamo noi per voi 3 3 2 2 1 1 aggiudicato. Hong Kong wins. Complimenti, complimenti a Hong Kong. 200. Complimenti signora. Congratulations.